aggiungere della energia al nostro amico, ok? Quindi, invece di farne due, uno con la scritta e uno con il valore dell'energia, faremo semplicemente una scritta sola, che poi andremo a modificare dopo. Allora, l'oggetto si chiama energia, qua avevo modificato, ho messo 40, facciamolo anche di un altro colore, ma sì, verde. E gli scriviamo come testo, guarda, lasciamolo anche così, tanto verrà modificato immediatamente, perché l'energia all'inizio sarà 100 e quindi qua metteremo il valore 100, subito. E adesso attenzione, andiamo a dirgli che cosa deve succedere. Creiamo un nuovo gruppo, così abbiamo tutto un pochino più ordinato. Energia. Prendo lo spunto giù. Allora, all'inizio della scena la nostra energia, che sarà ovviamente una variabile, a quanto sarà? 100, no? Quindi, variabile dell'oggetto, stavolta del nostro omino, nostro eroe, variabile energia, sarà uguale a 100. Allora, invece di chiamarla energia, se no poi ci confondiamo, c'è l'oggetto di testo che si chiama energia, poi c'è la variabile che si chiama energia. La chiamerò NRG, questa variabile, energia. All'inizio della scena è accento. Io cosa devo fare? Io non devo fare niente, devo semplicemente scrivere, modificare il testo che c'è nell'oggetto energia, che vi ricordate abbiamo lasciato la scritta text. Devo modificare quella parola e devo mettergli il valore che c'è nella variabile energy. Questa. Come si fa? L'abbiamo già visto. Modify text. Dico, eccolo qua, di energia. Lo devo modificare e deve essere esattamente il valore dell'energia, giusto? Andiamo a cercare la variabile, che era la variabile del nostro omino. Come si chiamava quella variabile? NR. Siamo? Proviamo. Giusto. L'ho messa nel punto sbagliato. Ecco. Vedi? C'è scritto 100. Metto a posto questo. Devo andare nel GUI. Ok. Ora io non voglio che ci sia scritto solo 100, perché cosa vuol dire 100? C'è uno che gioca e dice, ma che è? Guarda. Io faccio questo, aperte virgolette, energia più questa roba. Quello che c'è tra virgolette lui me lo copia così. Visto che bello? Ora gli devo dire, guarda che quando tocca il nemico, l'energia deve scendere. Va bene. Allora, quando l'omino tocca il nemico, devo modificare il valore della variabile energy. Quindi la variabile energy deve diminuire meno di quanto? Ma su di 1, così ho 100 possibilità. Ma guarda cosa succede. Il problema è che per lui la collisione, cioè lui va avanti, guarda, va velocissimo, pam, guarda l'energia. E per lui è sempre collisione, no? Ovviamente. È un
pericoloso, diciamo. Allora c'è quest'altra possibilità che è quella di aggiungere qua come condizione che quando si toccano deve diminuire di uno, ma una volta per ogni collisione, non che continua. Quindi c'è questo trigger once, una volta sola. Poi quando non collide più e lo faccio ricollidere sarà un'altra volta. Guarda, posso addirittura fare direttamente mettere 10. Punti tanto va. Vedi? Si sono toccati, ma ha aspettato che la condizione si sbloccasse di collisione. Quindi ogni volta che lo tocca toglie 10. Non è che se rimango lì muoio. Va bene? Perfetto. Però devo dirgli che quando diventa 0 muoio. Giusto? Bravissimi. Allora, quando la variabile dove cavolo è dell'oggetto, la variabile energia è uguale o minore, minore uguale a zero, che cosa succede? L'omino muore, cosa devo far fare? Rifaccio il livello, cos'era il livello 4? Allora ricominci il livello. E vai quindi a livello 4. Vediamo se funziona. Siamo a posto. Pam! Ha riniziato, mi ha tenuto i punti e ho l'energia a 100. Ok? Certo che è da implementare un attimino questo gioco, nel senso che se no vado avanti così finché non faccio un miliardo di punti. No, io vado avanti. Invece no, dobbiamo metterci anche le vite.